processo, o perché siete stati giudicati non colpevoli per infermità mentale, o perché sarete sottoposti a perizia di parte. Alcuni di voi resteranno qui solo per un determinato periodo, perché qualcuno vuole redigere una relazione sul vostro stato psicologico. Ma tutto questo è secondario. Qualunque sia la ragione per cui vi trovate qui o la durata della vostra permanenza, tutti i detenuti di Northwood dovranno attenersi al regolamento. Io non ho fatto niente. Per favore, mi prego. Mettetevi in fila. Bene. Adesso aprite le bocche, spalancate. Sollevate la lingua. Bene, ora sollevate lo scroto. Con l'impegno di tenere comportamenti da cui potranno derivare grandi privilegi e la possibilità di un rilascio anticipato. Tutti i detenuti sono responsabili della pulizia, delle condizioni dei propri indumenti, degli alloggi e dell'igiene personale. Buongiorno. Tutti i problemi inerenti ai farmaci e all'assistenza psicologica verranno esposti durante la regolare valutazione psichiatrica e non solo di competenza del personale di custodia. Lavoriamo tutti insieme per rendere Northwood un ambiente confortevole e sano per tutti. Nathan. Tom, non hai il tuo... Vuoi vedere il mio badge? Beh, la prassi. Ok, non voglio casini. Serve aiuto? Parigi, la città dove si mescolano culture diverse. Posso cambiare canale? Musei e di vita notturna. Parigi ha qualcosa da offrire ad ogni visitatore. Una sottile pioggia accompagna il nostro. Perché dovrei guardare la gente che va in vacanza in questi posti da ricchi dove non andrò mai? E creando un'atmosfera. Fermati là! Perché mi hai detto che avresti risolto la questione dei soldi? Avete rimesso i tavoli in cortile? Sì. Quello chi è? Allen Menarik, insegnante d'arte, si sentirà a casa nell'aula d'arte di segno. Ben Marshall non ha le contenzioni. Sì, ma quello che ha pestato è ancora in infermeria. Qualcuno di voi è riuscito a capire come ha fatto a gonfiarlo? No. Bel gruppetto. Dai, pensavi che sarebbe cambiato tutto in 2 settimane? 11 giorni. Neanche sapevo che saresti tornato. Che tipo di sandwich hai? Lingua. Che cosa hai detto? Ti ho chiesto che stai mangiando. No, no, dopo quello. Che hai detto? Hai detto lingua, hai detto lingua. Sì. No, sei forte. È divertente, sì. E tu sei un tipo spiritoso? Sono uno squilibrato, proprio come te. Io non sono uno squilibrato. Ok. Non lo sono. Sì, ho detto ok. Lo so che hai detto ok, ma io non lo sono. Sei qui sotto massima custodia protettiva per via della tua passione per l'insalata di pollo, giusto? Ah. Ok. Per prima cosa... Questo dimostra che mi hai mentito quando mi hai chiesto cosa stavo mangiando. E secondo, solo perché sono qui sotto massima custodia protettiva non significa necessariamente che sono uno squilibrato come te. Allora, tu cosa sei? Sei uno... uno schizoide? Un paranoico? Se non lo ero prima lo diventerò. Non importa, ok? È stato un piacere parlare con te.
sempre un piacere parlare con me. Parlerò con lei? Che cazzo? Non sono timido, ma probabilmente lo sa già. Ha pile di fascicoli su di me. Ma tanto lei non mi capirà per niente, perciò che cosa cambia? No. Ma collaborerò. Comincia. Vuole che le racconti della mia bella infanzia? Mi sono spaccato la testa. Sì, pensavano che sarei morto quando avevo 7 anni. E ho ucciso mio padre quando ne avevo 14. Vuole sapere come? Sì. Era sdraiato sul divano. E io sono andato fuori. Ho preso un bel tubo di metallo grosso grosso e gli ho fracassato la mano con quello. Poi gli ho fracassato quell'altra. Mi metteva sempre le mani addosso. Beh, non in quel momento. Suppongo che a quel punto non ero più una preda ambita. Ma sono qui. Sto parlando. Così lei può dichiararmi psicopatico, sociopatico o qualsiasi tipo di patico vuole. Se non mi ammazza, dovrei avere qualche privilegio. Sto collaborando. Sto collaborando? È vietato l'uso di cibi che possano alterare i test. È altresì vietato l'uso di sostanze non espressamente prescritte. Laggiù c'è la sezione femminile. Non si può vedere, ma mi sembrava che guardassi lì. Minima sicurezza lì dalle femmine. Quelle sanno come vivere. Conosci tutto in questo posto? Sì. So dove è tutto e dove sono tutti. È il mio forte. Perché sei qui? Vuoi sentire tutta la mia storia, dottore? Sì, la voglio sentire. Sul serio? Suppongo che si potrebbe dire che ho un problema con le donne. In un certo senso si potrebbe dire che le odio a morte. È colpa di un problema delle ghiandole. Ma ho avuto anche alcuni problemi non associati direttamente alle donne. Mia, sei assegnata al servizio lavanderia, comincerai domani. Stai aiutando con il menù? Che cosa stai facendo? Non lo so. Che cosa vuol dire? Le devo dire una cosa importante. Non ci riesco. Non riesci a fare cosa? A resistere in tutta questa situazione, non ci riesco. Domani saranno 2 anni che sono qui. 2 anni. Tu ce la farai, Mia. Forse non stai affrontando bene le cose, ma ce la farai. Mia, sai quelle visite che alcune delle ragazze fanno di giovedì? È un ambiente controllato, sicuro. Oh, no, no, no. Ok. Ma è un modo per aprirsi un po' al mondo. E tu devi cominciare ad essere più disponibile. A un certo punto te ne dovrai andare. E fa parte del nostro lavoro prepararti per questo. Ok? Signora Standings, farai sempre e solo ciò che vuoi. Sempre, Mia. Ed io sono qui se ti senti depressa, ok? Mia, alcune ragazze hanno lasciato un po' di confusione in giro. Puoi mettere in ordine per cortesia? Ah, sì. Ora siamo amici? No.
Ok. Beh, certo. Sì, sì, ok. No, ho capito, va bene, va bene. Sta zitto! Hai cominciato tu. Tu mi hai rivolto la parola, hai iniziato a parlare con me. Spiritoso. Ehi, senti, calmati. Calmati tu. Come ti chiami? Ben. No, tu! Chi sei tu? Io sono Allen. Sono un assassino, per questo mi trovo qui. E non sono amico di nessuno. Oh, oh, ok. Non ha importanza. Tanto io ho un mucchio di amici a cui tengo. Bob e Isaac, però non lo posso contare Isaac perché lo vede solo Bob. Ma c'è Bob. Prego, accomodatevi. È un tipo interessante. Sto andando dove sono rinchiuse le persone più schizzate al mondo. Sono tutti pazzi criminali. Mia madre dice che è davvero ingiusto, che lui dovrà scontare 15 anni di prigione per avermi violentato e tu vieni mandato in un ospedale. Ma che stai farneticando? Ha fatto una dichiarazione prima della sentenza. E l'ho fatta anch'io. Hai testimoniato? Sì. Quando mi trasferiranno sarò a 10 ore di macchina da qua. Non voglio che ti senti obbligata a venirmi a trovare. Non c'è nessun altro che ti viene a trovare. Mettiamola in questo modo. Non voglio che vieni a trovarmi. Io starò bene. Sono Tom Bogdus. Allen Menarik. Ho letto il tuo fascicolo. Ok. Sei un caso standard. Ti terrò d'occhio per un po'. Ma hai delle circostanze attenuanti per l'omicidio e credo che potresti essere trasferito. Beh, sei tu l'esperto. Sì, è vero. Sono qui da 9 anni. E scusa, che cosa volevi da me? Volevo dirti solo che se ti comporti bene qui, potresti anche essere trasferito in un posto un po' più evoluto. Non ti metterebbero le contenzioni ogni giorno. E se mi piacessero le contenzioni? Il solo fatto che fai battute del genere indica che non dovresti essere in massima sicurezza. E tu l'hai capito subito. Ti rendi conto che ciò che hai fatto è sbagliato? Hai finito? D'accordo. Ho detto quello che volevo dire. Quando andrai al colloquio davanti alla commissione, io dirò la mia e ti manderanno dove pensano tu debba stare. Bene. Statemi a sentire. Ben Marshall, Carl Tarsis e Allen Menarik, oggi siete nell'aula di arte e disegno. Jim Holiday e Anthony Chestwin, per voi terapia fisica. Tutti gli altri in sala lettura. Questa è casa mia. Lo sento dall'odore chi sei. E tu a casa mia non comandi. Ci sono domande? Entra. Devo trovare il tempo per dare una lezione a quel maiale, no? Scommetto che è spaventato a morte. Sì, dovrebbe esserlo. Perché sei così? Così come? Ah, niente. No, no. Finisci la frase. Oh, non importa.
Non importa. No, 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 no. Non me ne frega un cazzo se sei un pazzo di merda. Io non sono pazzo. Mettiamo le cose in chiaro. Io ho una grave malattia. Ho una malattia ghiandolare. E io ti strappo il naso a morsi da quella faccia da cazzo. Dicevi che sono così... Che sei uno poco trattabile. Mi senti bello? Io non ti piaccio? Oh no, mi piaci. E mi piaceresti anche di più se non avessi cercato di spaventarmi. Ti chiedo scusa, sai. Scusato. Sono uno sporco bastardo. Sono Carl Tarsis. Chi è quello con gli occhi a palla seduto lì? Quello è Allen. È un assassino. Oh. Tu che mi dici? Io ti piaccio? Credo che tu sia un dono del cielo. Sono un assassino assetato di sangue come te. Sì, dovremmo organizzarci in un club, magari. Chi hai ucciso? Sta attento! Ti ho fatto una domanda. Non so se mi hai sentito bene. Non starò al tuo gioco. Oh, io penso di sì. Credevo che lavorassi di notte. Oh, notte e giorno, a tutte le ore. Diventerò come uno di loro fra poco. Oh. Mi sei mancato. Grazie. Ehi, come va? Bentornato, bello. Grazie. Ehi, lo accetterai quel posto al tribunale? Beh, prima devo sapere se ho superato il test. Ah. Ben. Ben. Lascialo stare. È andato. Forse non ha preso la sua dose giornaliera di steroidi. Ehi. Non ti sembra una presa in giro? Scommetto che non ci guarda nessuno. Che cos'è? Ehi, fermo. Ehi. Che cosa stai facendo? Lasciala. È una scultura, vorrei vederla. Ehi, mettila giù, forza. Ah. Ehi! Ah, vedo che adesso mi prendi sul serio. Ci sei rimasto male? Siamo rinchiusi in una scatola di cemento. Potremmo anche essere sulla luna e tu stai cazzeggiando con un pezzo di creta. E io dovrei rimanerci male. E va bene. Sei tu quello che gioca con la creta. È meglio che disegni qualcosa. Quando tornano e vedono che non hai fatto niente, la prossima volta ti mandano in sala lettura. Che cazzo disegno? Quello che ti ispira. Ad esempio? Non lo so. Disegna quella sedia là. E questa faccia da cazzo qui? Ben! No! Lascialo. Mi piace quando è così. È al massimo. Tom, come va? Bene. Volevo chiederti una cosa. Dimmi. Come si entra nell'armeria? Dove tengono tutte le armi? Lo so cos'è l'armeria, Nathan. Beh, dovremmo avere una chiave per l'armeria. Mi dicono sempre che me ne daranno una, ma non me la danno. Ah, perché vorresti andare lì? Beh... Devo parlare con la Lofton, scusami. Io volevo... Dottoressa Lofton, le posso parlare? Certo, che succede, Tom? Sono stato via più di una settimana e ho visto che non è stato apportato neanche il minimo cambiamento. È una fase iniziale, Tom. Alcuni dei farmaci con cui stiamo lavorando qui sono sperimentali, sai? Sostanze davvero rivoluzionarie. Roba che riscriverà la storia della psichiatria. Non so se lo sapevi, ma questi farmaci di cui ti sto parlando sono prodotti di nicchia, per cui sono estremamente dispendiosi. Sì, le auguro i migliori risultati di cuore. Ma adesso abbiamo un problema. Tutto questo posto è in pericolo. Tom, basta, ok? Reintegrarsi dopo una vacanza può essere difficile. Sei stato via a pescare o a giocare a carte con la tua famiglia o chissà cos'altro. E poi tornare nel nostro mondo, qui, a Northwood, è difficile. In questo momento siamo in sicurezza 3F, 3G, 3J. Ma non c'è nessuno di guardia e nessuno che controlla i monitor. Tom, rilassati. Respira. L'ordine è naturale, l'ordine è bellissimo. Ci sarà ordine.
ti danno neanche una cazzo di gomma. Lo vuoi fare tu per me? Cosa? Il tuo va più che bene. Disegna qualcosa per me. Ma avrai il mio stile, si accorgeranno che è il mio stile. Ti ho chiesto di disegnare qualcosa per me. Per favore. Vediamo un po', ti do uno spunto. Girofoglio, questo non va bene. Disegna qualcosa. Disegna ben. Non credo proprio. Fanculo, allora. Disegna quello che vuoi. Solo deve sembrare mio sul serio, però. Un assassino, eh? E che avresti ammazzato? Ti disegno un edificio, ok? Su una barchetta in affitto. Solo che non trovavano le puttane. Trovavano me. Che cos'è? È una scala. Avanti, Allen, guarda che mamma non si arrabbia. Io e Dave ci veniamo sempre qui. Attento, Allen! Attento! Attento! Non cadere! Smettila! Prendi quel coltello e sai che è abbastanza affilato per andare fin lassù, dove la pelle del collo si separa. Sì. Quelli che sono? Sono uccelli. Ehi, non devi fare un'opera d'arte. Io ho finito con queste stronzate. Quali stronzate? Tu che parli con me, non lo devi fare mai più. Non devi dirmi quello che non posso fare. Sta lontano da me. Come hai detto? Parlo sul serio, sta lontano da me e tieniti per te tutti quei particolari schifosi. Oh, allora le mie parole ti disturbano? Hm? Le trovi offensive? Sei disturbato? Ti turba qualcosa? Hm? Perché non ti ho ancora raccontato di quei bambini? Ehi, chiudi quella bocca! Oh! Oh! Chiudi quella bocca, è un avvertimento. Un avvertimento a me? Non lo fare. Che cos'è? Ho detto non lo fare. E io ho detto non dirmi quello che non devo fare. Toccami. 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 Toccami! Toccami. 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 Non uccido nessuno da tanto tempo. Lascialo stare! Sono stufo. Cazzo! Ehi! Ma che succede qui? Oh, siamo tutti colpiti dalla tua entrata trionfale. Ok, ok. Adesso calmatevi. Va tutto bene. Di cosa stavamo parlando? Portalo giù in isolamento. Sì, portami giù in isolamento. Insieme, a tre. Uno, due. Va pure, ci pensiamo noi. No, no, e lui rimane qua. Sta tranquillo. Era pericoloso? No. Solo un gran casino. A un certo punto c'è stato un gran casino. Che cosa aveva fatto l'altro? Niente.
non aveva fatto niente. No. Sì, ok. Dopo controllo sul video. Accendi il ventilatore, per cortesia. Ascolta, forse non resterò ancora a lungo, perciò ti parlerò come normalmente non farei mai. Sta al loro gioco. Digli quello che vogliono sentire. Adesso cerca di migliorare la tua situazione. Un po' alla volta comincia ad andare in chiesa. Fa come fanno loro. Di quello che dicono loro, nient'altro. Insomma, inserisciti, senza rischiare. Ma tieni a bada persone come quelle. Lui non è tuo amico. Amico. Va tutto bene? Amico. Non ti agitare. Amico. Sta tranquillo, respira. Amico. Sta parlando con te? È così? Sì. Credo di sì. Voglio essere rispettoso e vi sono grato dell'opportunità di essere qui oggi. Perché, considerate le circostanze, la mia situazione... Certo, forse ce la faccio. Cosa? Quello che mi ha consigliato. Vuoi venire con noi alla prossima visita? Può darsi, sì. Può darsi, sì? Sì, sì. Bene, bene. Mia, non dimenticare i biscotti. Bene. Come vanno le cose? Beh, mi hanno cambiato le medicine. E ultimamente mi sono sentito particolarmente solo. E qualche volta ho paura. Perché credo che sparirò. A volte vorrei sparire davvero. Questa è la sala ricreativa di minima sicurezza. Qui c'è la cucina. Sei libero di usarla. Ciao. Sal, come stai? Puoi portarti il cibo, ma poi pulisci e rimetti a posto. Sì. Puoi usare tutti i giochi. Tutto quello che prendi lo devi rimettere a posto. Lui è Phil e lui è Lem. Ti faranno vedere come funziona. Molto piacere. Piacere di conoscere. Io voglio essere felice. Credo che sia quello che voglio. Ma c'è un'altra parte di me a cui non importa niente di essere felice. Io penso, insomma, devo pensare che tutto questo è stato dato proprio a me. Come se le cose mi fossero sempre piovute addosso da qualche parte. Da qualche parte dove prima c'erano i cavalli. Prima... Non lo so, tipo da una grande. Che stavo dicendo? Adesso stai fermo. Ma non sono io, per fortuna, no. Grazie, Ari. Di niente, mamma.
Che cosa mi hai regalato? Vieni un po' qui, mi hai fatto una sorpresa. Ah, cos'è? Che amore. Io parlo e parlo, lo sa. Ma mi sento lo stesso molto solo. Ben. Ben. Un aeroplano, che li faceva lui? Sì, un modellino così. E si è alzato in volo. Una cosa incredibile. Vieni, Mia. Grazie, Leroy. Metti qui i biscotti. Qui, Mia. Lisa? Sherry, portalo in cucina. Phil potrebbe provare cose diverse da Zoe. E Lisa potrebbe provare cose diverse da Josh. E andare d'accordo significa vedere il punto di vista dell'altra persona e rispettarlo. Per uscire di qui e andare per la vostra strada dovete essere in grado. Ehi. Quei biscotti con lo zucchero a velo sono andati a ruba. Li hai fatti tu? No. Io li ho messi nella teglia e li ho tolti dalla teglia. In realtà io non li ho mangiati. Sono solo rimasto scioccato dalla velocità con cui sono finiti. Chi dorme non piglia pesci. Un mix insolito di gente diversa, non trovi? Ci hanno detto che non ci sono più stati atti di violenza da voi uomini da 7 anni. Beh, mi sento rassicurato. Sì, beh, anch'io. Vuoi qualcosa da bere? Sì. Ok. Bene, vengo con te. Questa. Ti interessa perché sono qui? No. Perché ti ho fatto qualche domanda? Come se non avessi una mia storia. Qual è la tua storia? Sono bipolare e prenderò medicine per il resto della mia vita. Ho appiccato un incendio nel negozio di t-shirt dove lavoravo. Ma c'erano persone anziane nel palazzo, perciò. Ad ogni modo. Una donna con un passato. Sì, esatto. Tu probabilmente sei Jack lo squartatore, vero? E io sono che cosa? Io sono. Molto bella. Devo dare una mano a pulire i tavoli. Ehi. Ti va di andare a vivere a Denver? Mm-hmm. Sì, dicono che potrai iniziare il primo del mese prossimo. Stipendio più alto, possibilità di carriera. Sì, sì, è anche molto meno rischioso. Adesso devo scappare, hanno bisogno di me. Ok. Devi parlare a Belfast. Ora vi chiederò cosa avete sentito e cosa avete capito. E cercherete di provare quello che. Ne ho solo una. Questa va qui e poi oltre. E cercherete di provare quello che Josh stava faccio provando. Chissà. Ho vinto ancora, hai visto? Dottoressa Lofton? Dottoressa Lofton, avrei bisogno di parlarle. Oh, sono già in ritardo, sto andando al Wilton. Non che ci tenga particolarmente, devo assistere un neurologo. Di che si tratta, Beth? Mi domandavo se in un ambiente controllato con l'adeguata supervisione potremmo permettere a maschi e femmine di incontrarsi a due a due. Beth, per favore, le devo ripetere che c'è gente che non vuole una situazione troppo piacevole per gli ospiti? Se vedessero il dolore e il vuoto nella vita di queste persone, nessuno di loro gli augurerebbe una situazione peggiore. Lei è qui da molto tempo, non è vero? Sì, molto tempo. Faccia un tentativo, solo una volta. Voglio un rapporto completo e tutta la documentazione. Beth, se qualcosa va storto, è sua la responsabilità. Lo so perfettamente. Che cosa le è successo? Oh, è stata Terry, stava facendo l'iniezione, ha buttato indietro la testa, è stata colpa mia. Per l'amor del cielo, aspetti un momento. Ecco, questo è chiaro per me, ma sarà scuro per lei. A posto.
Prima non potevi ricevere visite. Perché prima ero in massima sicurezza. Hai fatto qualcos'altro? No. Andiamo tutti lì quando arriviamo. Poi mi hanno inglobato e mi hanno mandato qui. Hai condizioni migliori qui. Sì. Qualcuno mi ha detto che tenersi dentro la rabbia è come tenersi dentro un carbone ardente, aspettando di lanciarlo contro il mondo. Lo so che non fingi per stare qui, perché è qualcosa che non va nel cervello da tanto tempo. Non è una scusa. Lo so, non è una scusa. Tu me l'hai ammazzato, brutto figlio di puttana. E non me ne frega niente se sei pazzo, non me ne frega niente. Io vorrei tanto farti quello che tu hai fatto a mio figlio. Ma non lo posso fare. Devo stare lontano dai criminali come te il più possibile. Io devo perdonarti. Non è per questo che sei qui. Sei qui perché io ero con lui alla fine. Vuoi sapere com'è andata? Sì. Non credo che abbia sofferto molto. Non dolore vero. Non un dolore lancinante, almeno. Sentiva che stava succedendo qualcosa di brutto, quello sì. Il primo colpo è stato al braccio, che ha alzato per proteggersi. Con una grande chiave inglese. Devo averglielo fracassato il braccio. Mi chiedeva chi ero. Me l'ha chiesto per tutto il tempo. Ha detto no, non lo fare a un certo punto. No. Mi guardava negli occhi. E allora io l'ho colpito di nuovo. Stavolta a una gamba, con un martello. Con la parte appuntita, la parte... No. Con cui estrai i chiodi. Almeno così mi sembra di ricordarlo. Il modo in cui ha detto no era come se stessi per fare del male a tutti e due. E dopo questo l'ho finito. Il colpo di grazia sulla testa, qui. Deve essere stato un colpo rapido. Perché non volevo lasciarlo morire così, volevo finire quello che volevo fare. Vai mai nella cappella che hanno qui? No. Beh, adesso io me ne vado. Mi terrò informato sulla tua situazione. Ma tanto... tanto avrai quello che ti meriti. Non te ne renderai conto, ma l'avrai. Mamma! Ehi! Hey. Ha detto che possiamo stare un po' insieme. A patto che ci sia lei. Sul serio? Sì, per il mio compleanno. A quanto pare hai buone referenze. Beh, fantastico. Ti fa piacere? Certo, sì. Lei è entusiasta. Eh sì. C'è una parola per una del genere?
Per una a cui piacciono queste cose? Sì. Sì, non so, romantica? Sì. Ehi, Tom, vai a casa? Sì, sto andando via. Avanti, mangia. Mangia! Dai, mangia tutto! Ti ho detto mangia! Mangia! Salve, Allen. Salve. Il Roy puoi tornare fra un'ora. Ciao. Ehi. Buon compleanno. Ne vuoi un po'? Che cos'è? Gin. Davvero? Voi avete liquori e altra roba qui. Può darsi, io non li ho mai visti. Lo vuoi? No, no, non mi va. Oh, ti spiace se bevo io? No, niente affatto. Ehi! Ehi, andiamo, forza! Ehi tu, muoviti! Qualunque cosa tu stia facendo, la vai a fare di là, ok? Ehi, idiota! Ti ho detto... Lo senti questo? Sì, è affilato, vero? Calmati, amico. Non toccare la radio, non ci provare. Calmati, calmati! Metti in ginocchio. Vedrai, non ti faranno niente. Un detenuto ha il sacrosanto diritto di lavarsi i denti e soprattutto con gli strumenti propriamente adatti. È stato nei primi internamenti che è stato così... Dove è l'uscita? Certo. Non restate lì impalati, scappate! Correte! Fuori! C'è qualcosa che non va? No. Va tutto a meraviglia. Hai una faccia seria. Sì. È vero. Il fatto è che...
Non lo so, mi sento bene. È strano. È una sensazione. Più sto bene e più è strano. È così. Sta zitto. Dai, bevini un sorso. Ok. Wow. Sì. È forte. Muoviti. Sì. Dov'è l'uscita più sicura? Da quella parte. Ok, va a controllare e torna il più presto possibile. Non farti beccare. Sta buono. Vado a vedere se quella porta è aperta. Questo lo so fare. Forbici? Cosa? Forbici? Cosa c'è da quella parte? No, dobbiamo andare di qua. Ma non possiamo uscire da lì. Sì, ti dico che da lì si può. Che farai quando sarai libera? Che vuoi dire? Non hai progetti? Sì, stare da sola e morire. Non dire così. Che cosa pensi? Che andrò a vivere in una bella casetta? Certo, dove vuoi mettere i biscotti nella teglia e tirarli fuori. Divertente. No, ma non so, magari potresti trovare qualcuno e... Perché un uomo normale dovrebbe stare con me? Dovrebbe essere anche lui una persona seriamente disturbata. Già, tipo me. No, non ha importanza. Ha importanza, invece. Ora ti dico che cosa ho fatto. No. Ho ucciso l'uomo che aveva violentato la mia ragazza. Ho fatto questo, l'ho ucciso, sì. È fantastico, è meraviglioso. No, non è vero. Non è fantastico, ok? Ok, come vuoi tu, io devo proprio andare. No, ti prego. Non te ne andare. Non voglio che te ne vai. Per favore. Non trovi che... Non lo so. Sei così bella in questo momento. No. Siediti, per favore. Tanto verrà a prenderti fra poco. Ehi. Che c'è? Non sei male neanche tu. Grazie. Di niente. Pronto? Sì? Oh mio Dio. No. Sì, certo. Chiuderanno tutti gli accessi, perciò prendo io Allen e lo porto fuori. Sì, esatto. E poi prendo lei e la porto di là. D'accordo. Sì. Sì, va bene. Ciao.
Sarà qui da un momento all'altro? Sì. Doveva essere già qua. Sì, lo so, solo un secondo. Da quando conosco quella donna non è mai stata in ritardo, neanche di un secondo. Devo andare a chiamarla? No. Ehi, non c'è speranza. Io non voglio speranza, non la voglio. Oh, oh, oh. Ah, però... E tu, che cosa ci fai tu qui? Ma guarda! Oh, cazzo, questo è veramente il massimo! Che stai facendo? Stai scappando? Tu che dici? Sono in licenza premio? Aspetta, non venire qui, no? Ehi, guarda qui. Forbici. No, mettile subito giù. Hai mai visto una rissa dove uno dei due ha un coltello? Allen! Oh, mamma! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Allen! Ben! Ma che ci fai tu qui? Sono scappato con Carlo. Stiamo scappando insieme. Oh! Hai sistemato quella signora? Quale signora? La signora Standings? Standings? Cosa? Che cosa? Ben, che cosa hai fatto? Ben! Che cosa hai fatto? Attento, Allen. Questa nostra vita è un bel viaggio, vero? Tieni. Non la voglio. Ti serve per proteggermi. Perché? Ci sono novità? Non lo so, so solo che hanno preso quei due. Non so se hanno catturato quell'altro di cui mi hai parlato, Torres, vero? Tarsis. Oh. Dove sta andando? Me ne vado via. Vuole scherzare? Siamo in codice rosso, ha chiamato il comandante e ha detto che tutti i civili possono uscire. Warren è morto. Sì, è terribile. Dovremmo approfondire e capire come questa situazione si è venuta a creare. E ci sarà una serie di implicazioni. Nathan. Sarò rintracciabile al telefono. La ringrazio. C'è forse qualcos'altro che vorrebbe dirmi? No. Allora me ne posso andare? Sì, vada pure. Sto parlando con lei. Io devo tornare al lavoro. Andiamo, Nathan. Nathan. Nathan! Che state facendo? Dimmelo tu. Entreranno da quella porta da un momento all'altro. Allen, no, non ti arrabbiare. Allen, no, non ti arrabbiare. Allen, per favore. E tu che ne pensi? Non hai detto una parola. Falla se vuoi. No. Hai da fare cose più urgenti? Preferirei non essere qui. Davvero? Aspetta un momento. Dove ti piacerebbe essere? Non voglio giocare. Oh, che peccato. Perché tanto giocheremo. Ehi! No! Ti piazzo una pugnalata in faccia. Ehi! Sta zitto! Ti prego. Che c'è, amore mio? Non devi fare niente di brutto. Non lo so se questo è proprio vero. Attento, Allen! Attento! Non cadere! Smettila! Che bambino. Mamma! Mamma, io non volevo farlo! Non volevo farlo! Non volevo farlo! Mamma. Allen. Ehi. No. Ti prego, vieni.
No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Sta attento. La vuoi chiudere quella boccaccia? Se no ti sbatto di là con lui. Ok, ok. Andiamo. Avanti, mettiti lì. Dai. Ok, ok. Spogliati. No, aspetta. No, spogliati. Aspetta. Ho detto no, togliti questo. Oh. Ho del gin, ne vuoi un po'? Hai del gin? Sì, è laggiù, in quella bottiglietta di olio per bambini. Bevini un po'. Non ti muovere. È proprio gin. Avanti. Aspetta un momento, aspetta. Avanti. Senti, posso... Dove? Dove? Qui? Sì, lo facciamo qui, sul pavimento. Avanti. No, 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 no. Non farmi questo, no, non farmi questo. No, non devi parlarmi. Ti prego, ti prego. Non voglio massacrarti di botte. Non ti voglio fino a questo punto. Dai, sbagliati! No. Che vuol dire no? No. Allora ti uccida. Dovrai uccidermi. Stupida troia, io faccio quello che voglio. No! Ti ho preso! Adesso va già meglio, vero? Lasciala stare! L'ho pugnalato! L'ho pugnalato, Allen! L'ho pugnalato! Non lo so, mi ha preso! Dammele! Ok, va bene. Ma attento, sono affilate. Guardalo! Scommetto che è arrabbiato! Avanti, avanti, hai le forbici! Dai via! Ok! È così che tu risolvi le cose. Non me ne frega niente. Io odio questo cazzo di mondo e tutto quello che c'è dentro. Tutti, me compreso. Io sono il diavolo. Non puoi uccidermi. No, non è vero! Non è vero! No, 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 no! Tu non sei il diavolo e io non sono il diavolo. Il diavolo è una pulce. Hai mai visto un cane? I cani hanno quelle pulcette rosa così piccole che sembrano quasi aghi e saltano sul cane senza mai fermarsi. Le hai mai viste, eh? Quello, secondo me, è il diavolo! Scusami. Adesso giuro che mi calmo. Adesso mi calmo, ok? Giuro che mi calmo, Allen, devo dirti una cosa importante, ok? Te la devo dire. Adesso gliela dico, Carla. Diglielo. Ascolta, Allen. Quella signora, sai, la signora Standings. Sono andato con lei in una stanza e poi ho fatto una cosa con lei. No, non ti arrabbiare con me. Perché io non l'ho toccata fino a che lui non l'aveva già strangolata a morte, ok? E così sono sicuro che nessuno si dispiacerà, sai? Lei non penserà male, non penserà male di me. No, Allen, ti prego. Allen, ti prego. Mi sento così. È finita. È la fine. Che cazzo mi frega? È finita. Io avrei già ucciso 40 uomini a quest'ora. No!
fallo con le mani. Ok. Sapere che penso. Sta zitto. Sta arrivando qualcuno. Oh sì. Ok. Ora siamo solo noi due. Ok. Avanti. Possiamo parlare, ma non so davvero che cosa dire. Sono un criminale. Fallo! Avanti! No! Ora vado a chiedere aiuto. No! 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 Apprezzo il fatto che mi abbiate trasferito in un'area meno rigida. E non per pietà o per carità o perché credete nella filosofia della riabilitazione. Perché preferirei dimostrarvelo con le mie azioni invece che con tutto quello che ho detto. Piano. Non volevi, lo so. No. Chiama l'ambulanza. Resisti, Allen. Coraggio. Oh, no, no. Mi dispiace. Non è niente. Mi dispiace tanto. Non parlare. Saltiamo le chiacchiere. Tutte queste chiacchiere, queste voci non fanno altro che separarci dal silenzio che ci circonda. Thank you.
Ora siete detenuti nel centro psichiatrico giudiziario di Northwood, una struttura di massima sicurezza per terapie psichiatriche. Siete qui o perché non potete subire un regolare processo, o perché siete stati giudicati non colpevoli per infermità mentale, o perché sarete sottoposti a perizia di parte. Alcuni di voi resteranno qui solo